Ok, ciao e benvenuto sul mio canale. In questo video vediamo come collegare un PC, uno smartphone ad una camera IP senza app originale. Io ho una camera IP con app ufficiale e la vorrei collegare dopo il periodo di prova al PC oppure allo smartphone, solo utilizzando l'indirizzo IP della camera e quindi senza utilizzare l'app originale. Come bisogna fare? Innanzitutto cosa bisogna avere? Ma prima vi voglio suggerire di iscrivervi al mio canale di tutorial, siamo solo 243, e di spuntare le notifiche qui sopra. Ok, andiamo a vedere cosa serve per collegare un PC o uno smartphone all'indirizzo IP della nostra camera. Innanzitutto serve il PC, una camera IP, uno smartphone. Dovete scaricare il programma VLC e l'app su PC e Shell. Sul PC scaricate il programma VLC, basta che vi recate su Google, scrivete VLC e andate sul sito ufficiale del VLC, scaricate il programma che vi servirà per Mac oppure per PC Windows oppure per Android o quello che vi servirà. Su Shell, su smartphone, scaricate l'applicazione dal Play Store oppure dall'Apple Store. Vi servirà anche nome e password per accedere al router del Wi-Fi. Ok, ora ci basterà cercare l'indirizzo IP della nostra camera, che di solito il fornitore della camera ci nasconde. L'IP per far sì che la utilizzeremo solo con l'app ufficiale del servizio che ci sta dando, che di solito il primo periodo è gratuito, mentre poi diventerà a pagamento. Qualcosa che mi è successo a me adesso fino all'inizio di aprile sarà libera, sarà gratis e poi sarà a pagamento. Con questo tutorial potrai usare la cam anche dopo il periodo di prova. Vediamo dove sta l'IP. Verifica che non sia scritto sotto la cam. Ma di solito non ce lo scrivono perché sennò altrimenti la usi anche senza app ufficiale o programma ufficiale. Se non c'è adesso vi spiego dove cercarlo. Se riuscite a trovare solo il codice MAC, quindi sotto la cam di solito c'è scritto un indirizzo MAC, scrivetevi le ultime cifre. Ora vediamo come accedere al router del Wi-Fi. Allora, innanzitutto dovete stare collegati alla stessa wifi dove cercherete l'indirizzo IP della camera. E in questo caso io sto collegato a un indirizzo di Fastweb, ma tramite un extender della Netgear. Voi collegatevi alla rete principale e ad esempio io ho Fastweb. Collegandomi alla rete ufficiale vi basterà digitare l'indirizzo IP del vostro. Bisogna cercare di collegarsi al router della vostra rete Wi-Fi. Adesso io sono collegato all'extender della Netgear e quindi io mi devo recare sul sito, sull'applicazione o sul sito della Netgear che mi offre il servizio di collegamento all'extender per la configurazione dell'extender. Mentre voi, se vi collegate alla rete principale tipo Fastweb, cercate su Google. Andate su Google, cercate IP router Fastweb se avete Fastweb e sarà 192.168.1.254. Quindi dovrete scrivere questo indirizzo IP sulla barra degli indirizzi e dovrete stare collegati sulla vostra rete Fastweb. Mentre se avete TIM, cercate team e vi dirà che l'indirizzo IP sarà o questo qua 168.1.1 oppure 168.0.1 oppure Vodafone e sarà di solito è quello standard dell'indirizzo IP. Ok, se avete dei dubbi comunque commentate sotto. Quindi digitate l'indirizzo IP del vostro router. Adesso io mi collego al router all'extender della Netgear, infatti ho scritto netgear.underscore ext e per entrare bisogna cliccare su questo link qua che è .net netgearnext.net. Io già l'ho aperto qui e
vado a mettere i dati. Comunque, una volta entrati nel router dovrete andare a cercare, vabbè, questi sono per cercare tutti gli indirizzi IP dedicati ai vari router. Dovete fare il login sul vostro router. Nella lista che vi appare cercate la vostra camera IP che riconoscerete perché l'indirizzo MAC che vi eravate segnati corrisponde all'IP che c'è di fianco. Segnate l'IP della camera. Quindi, una volta entrati nel vostro router, andate in dispositivi collegati e cercate tramite l'indirizzo MAC l'indirizzo IP giusto della vostra camera. Una volta entrati nel router, dispositivi collegati. I dati di login del vostro router di solito sono, possono essere anche admin, oppure se vi siete già registrati, recuperate la password che vi invieranno tramite mail. Se non riuscite a fare il login, scrivetelo nel commento sotto. Se non riuscite a fare il login, commentate qui sotto. Andiamo avanti. Una volta che abbiamo trovato l'IP su PC, aprite VLC. Quindi io apro VLC sul PC oppure sul vostro cellulare e andate su Apri flusso di rete. In questo caso, per aprire un flusso di rete, andate sopra qui sopra a File, su File, apri rete. C'è scritto apri rete. E aprite flusso di rete o rete. Una volta che avete aprito rete, cavolo, sto parlando in un italiano molto correggiuto. Apri flusso di rete o rete e scrivete qui in questo campo RTP, RTSP. Due punti slash slash 192.168.1 e praticamente scrivete l'indirizzo IP della vostra camera. In questo caso il mio indirizzo IP della camera slash live slash ch0. Poi cliccate su apri. Come vedete si è aperta la camera con l'indirizzo IP che sta in camera. Non abbiamo tutti i comandi per girarla come sull'applicazione ufficiale, però abbiamo la data e l'orario che ci dice che è in diretta. Ok, stessa procedura su smartphone, stesso procedimento, avvia VLC e apri rete o flusso di rete. Scrivi questo indirizzo cambiando l'indirizzo IP della vostra camera. Dopo che avrete scritto l'indirizzo IP della camera, clicca su Apri e il gioco è fatto. Spero che questo video ti sia utile. Se ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al mio canale. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!